Viste le miserande condizioni in cui versano i membri della famiglia Florio, Liri è disposta a un atto di generosità, pensando di alleviare almeno le sofferenze delle figlie Igea e Giulia. Liri pensa di dare alle due signore, per le loro azioni della finanziaria che nulla valgono, 4 o 5.000 lire nel complesso. Se la benevolenza del duce vuole estendere questo provvedimento anche ai signori Florio, per aiutarli a fronteggiare in qualche modo le esigenze della vita. È l'elemosina di Stato per gli eredi della più grande famiglia di imprenditori della Sicilia. Non li ho mai sentito dire peccato, né a Vincenzo né a Ignazio. È stato un periodo, lo abbiamo vissuto, abbiamo fatto il possibile, è andata come è andata, non abbiamo recriminazioni. Perché allora, e questa è una delle cose che gli italiani non dovrebbero dimenticare, non si falliva. Se si falliva, ci si sparava. I Florio non sono mai falliti. I Florio hanno avuto delle grandi difficoltà, hanno pagato fino all'ultimo centesimo e sono usciti la testa alta. Forse è per questo che ancora oggi se ne parla. Perché gente che non fallì mai. Donna Franca muore a Migliarino Pisano, a casa di Igea, il 10 novembre 1950. Ignazio la segue 7 anni dopo, il 19 novembre 1957. Nel 1959 muore anche Vincenzo. I corpi sono conservati qui, a Palermo, nella cappella abbandonata del cimitero di Santa Maria del Gesù.